Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video molto atteso, una nuova reaction a Malati di Risparmio, edizione vacanze, yeah, che vacanze. Facciamo un minuto di silenzio per chi comunque non ha ancora capito che la vasellina è petrolio. Cioè l'altro giorno un ragazzo mi ha scritto: guarda che la vasellina non è petrolio, è un particolare tipo di grasso che si usa per gli orologi. Ma che cosa avete nella testa? Basta una semplice ricerchina Google. E facciamo anche un ulteriore minuto di silenzio per chi non ha ancora capito cosa vuol dire senza trucco. Non vuol dire che non mi devo truccare. Vuol dire senza segreti, ma lo volete capire? Oggi nuova reaction a Malati di Risparmio. Mi avete suggerito questo episodio che assolutamente è in tema con il periodo, visto che parla di vacanze, quindi parla di tirchi che vanno in vacanza. Cioè già sei tirchio non dovresti andare in vacanza perché ti viene un infarto che devi spendere soldi. Quindi vediamo la gente tirchia che cosa si inventa per andare in vacanza. Quindi abbiamo questo episodio di vacanze di Malati di Risparmio low cost. E io non ho le cuffie. Allora, qua abbiamo la famiglia O'Brien, composta da Sean e da Melanie O'Brien. Ha iniziato a sollevare le valigie con i libri. Sean O'Brien risparmia $660 all'anno. Cioè, lui non spende soldi di palestra, fa esercizi con valigie e libri. La libreria costa 20 euro all'IKEA. E poi non è che in palestra fai solo così, cioè, ma già questo si vede che è malattia. Prendiamo la cartina. Dove andiamo? Andiamo a New Orleans. Vedi, New Orleans. Hanno pure il coraggio di fare scendere i figli. Non andiamo qui. È troppo lontano. Sì, lontano. Sì, dobbiamo il mare stare è più troppo vicini. Lontano. È fuori dalla nostra zona. Vediamo dove vanno. Deve essere nel raggio di 4 ore di auto, la cosiddetta zona O'Brien. Sì, la chiamiamo zona O'Brien. Cioè loro vanno in viaggio nella zona O'Brien, che ha un raggio di 4 km, ma non puoi andare in vacanza in un raggio di 4 km e basta in tutta la tua vita. Possiamo andare ovunque, basta che non consumiamo più di un pieno di benzina tra andata e ritorno. Quindi non puoi, ragazzi, andare ovunque. Che pensate se andassimo qui in un bel ranch? Sapete che cos'è un ranch? Sì, un posto dove non voglio spendere soldi. Cose che facevano i cowboy nel selvaggio West, capito? Si può andare a cavallo. Sai qual è la cosa più bella? Cosa? Che non spendo soldi. È nella zona. Sì. Questi hanno un cerchio nel cervello. Davis O'Brien, un bambino problematico. Senti? Sì. Bene. Spero che i miei genitori non siano taccagni come al solito. No, David, non ti preoccupare, saranno peggio del solito. Oh, ecco. Delle buone valigie costano mediamente tra i 120 e i $130 ognuno. Quindi? Abbiamo queste valigie da diversi anni. Usiamo queste cinture per chiudere bene le nostre valigie. C'è sempre un modo alternativo per risparmiare qualche cosa. Cioè, tu non è che devi per forza cambiarla la valigia, la puoi fare sistemare. No, ci mettono le cinghie. Sacchi a pelo costano $40-50. Quattro persone fanno $200. Diamo questi piumini una doppia chiusura a velcro. Anche qui, cara Melanie. Veramente. Tu non è che devi comprare ogni anno i sacchi a pelo. Caspita, una volta sola si comprano. A doppia chiusura a velcro. Così abbiamo risparmiato almeno $100. Ti sembra comodo? Lo vuoi tu questo sacco a pelo? Che poi hanno una bella casa grande. Bene. Cioè, tirchi come la merda. Avrò queste scarpe da almeno 10 anni. Cosa sono quelle scarpe? Finché la struttura esterna è ancora buona e non si sfasciano, non c'è alcun motivo per cui la struttura esterna è ancora buona? Sono distrutte, devastate. Che ne pensi? Ne vuoi un paio così nuove? Non so se mi piacciono, ma... Sì, te le comprerò. Sì, non so se mi piacciono, preferisco morire. Abbiamo quest'auto da sempre. Uno dei motivi per cui è così longeva è perché Sean trova sempre un modo per aggiustarla. Fa il meccanico. In media una famiglia spende l'1,5% del reddito annuale per la manutenzione dell'auto, cioè $817. Una lampadina non funzionava, ma in realtà non era solo quella, era proprio l'intero sistema elettrico dell'auto. Ma con un po' di creatività. Sei pazza!
Cioè non funziona, intanto non è solo una lampadina ma è il sistema elettrico, quindi voi prendete quella macchina e potenzialmente vi andate ad ammazzare se non funziona il sistema elettrico. E invece di farlo sistemare il tuo intelligentissimo marito, per risparmiare 2 euro preferisce farsi fare un verbale dalla polizia di migliaia di dollari, farsi sequestrare la macchina, perché queste riparazioni non vanno. Cioè se mi ferma la polizia e vede che avete una lampadina attaccata col nastro isolante, penso che vi apre a perle, come si dice qua. Cioè non ha minimamente senso. Comunque è meglio risparmiare un dollaro ma poi farsi sequestrare la vettura. La targa è illuminata. Sì, ma intanto come te la sei tagliata la macchina? La nostra salvezza e degli asciugamani. Allora, tu hai un taglio che veramente manco ci fosse un tirannosauro sulla macchina, e invece di chiamare un comunissimo carrozziere, no, nastro isolante e tappetino, che si chiovi ci scendono le gocce d'acqua dentro. Deficiente. Oggi comprare un'auto nuova di zecca ci costerebbe più o meno... Devi comprare un'auto per forza. Cioè questi, se hanno l'auto rotta, devono obbligatoriamente andarla a comprare nuova. No, ti chiami il carrozziere, ti chiami l'elettrauto, ti chiami il meccanico. No, ci hanno attaccato lo specchietto. Non è perfetto. Vi ripeto, se li ferma la polizia, è il motivo per cui io non sto credendo ora a questi video, mi sembra una finzione. Ti sequestra la macchina, ti toglie i figli, ti toglie la patria potestà, la carta d'identità, ti incarcerano. Usando questo sistema. A volte fa un po' di rumore, insomma, ma ci siamo abituati subito. Ed eccoci qua, alla pesata delle valigie. Cerchiamo di evitare sprechi di carburante durante i nostri viaggi, pesando tutti i nostri bagagli. 9 kg. 9 kg. Noi non vogliamo che il peso... Guarda lei come sorride. Tra il nostro peso. Sì, siamo deficienti. Vediamo. Perché? Ogni 45 kg di peso consumi l'1 o il 2% in più di... Ogni 45 kg? Togliendo 10 kg di peso si risparmia più o meno un dollaro ogni 160 km. Cioè, risparmia un dollaro ogni 160 km? E che ci fa se in totale spendi anche 10 dollari in più? 5 kg. 5. Sì. Quanto fa in totale? Allora, noi 4. No, vabbè. Il peso delle valigie. In totale sono 285 kg. Oh, cavolo. Ho un libro tutta storta. Questi 5 kg proprio non mi vanno giù. Che cosa dobbiamo fare? Perché non leviamo i genitori? Quando mi fermo al distributore... Non spengo mai il motore, lo lascio acceso. Faccio come nelle gare di corsa, faccio il pieno, non spreco benzina. Cioè, la moglie, ogni volta che lui dice una minchiata, ha quel sorriso, come a dire sì, sono consapevole che siamo deficienti. Tu lasci il motore acceso mentre fai benzina al distributore. Cioè, cosa ti fare scoppiare in aria tutti quanti? Di corsa, faccio il pieno, non spreco benzina e risparmio soldi. Giustamente gli sembra di essere al Gran Premio di Monaco, di fare il pit stop. Siamo di corsa nella stazione di servizio e andiamo in bagno a riempire le bottiglie d'acqua. Che schifo! Okay, okay. Riempi questa, ci siamo quasi. L'acqua è un'altra spesa. Cioè, andare nel bagno. Nel bagno della cosa di servizio e riempire le bottiglie d'acqua. Da vomitare, per berla, da vomitare. Sempre le stazioni di servizio più economiche, cerco anche la pompa più economica. Quella più economica è quella più fredda, è più conveniente. Quando la benzina è più fredda, è più densa. In questo modo entra più benzina. Ma tu come fai a sapere qual è la stazione più fredda? Andiamo, forza, vai, andiamo, andiamo. Corri, 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 corri. No, vabbè. Corri, corri, corri. Do ragione alle commesse. Ma il soggiorno in un ranch può costare anche $6,000 a settimana, 10 volte il budget della famiglia. Cabin viene $159 a notte. La Loredo Cabin. È possibile affittare sole letti a castello? Cioè, come fai a chiedere sole letti a castello? Voglio venirvi incontro. Che ne dite di una cifra intorno a, non lo so, $80 o qualcosa del genere per un letto a castello? Cioè, però ora qua mi chiedo, lei vuole andare incontro,
ma qua chi è più scemo? Chi lo fa o chi ci va preso? Cioè, io che ho un albergo, cioè, gli dico che la stanza costa $180, non te la posso dare a meno per principio, perché sei un tirchio di merda e me la devi pagare $180. Non esiste che uno normale me la paga $180 e magari pure in difficoltà economiche arriva il tirchio che mi fa la contrattazione tipo baratto. Ma che siamo folli? Cioè, qua il problema ce l'ha lei. Una cosa del genere per un letto a castello. Lui proprio $80 sono assai. Sì, pure il cane è imbarazzato. Veniamoci incontro e facciamo $75. Che ne pensa? Può andare? Ci stanno soffrendo. A voglia sì. Tipo, vabbè, bene. 75. Perfetto, grazie. Bene, ora vi do le chiavi e vi mostro la baita. Cioè, ma cose di pazzi. D'accordo? Accordo per $75. Ma l'accordo non comprende questo letto matrimoniale? Sì. Ovviamente potete usare il bagno. Cioè? Ma purtroppo... Allora, l'albergatrice è il tipico esempio di cretina. Cioè, tu gli lasci abbassare il prezzo e gli dai una stanza con un letto a castello, un letto matrimoniale, e gli dici: ma il letto matrimoniale non lo dovete usare. E tu come fai a sapere che non lo utilizzano? E lì io lo userei. Cioè, ma siete tutti deficienti in questa serie TV. È incluso nel prezzo, vero? Sì, certo, è incluso nel prezzo. Ci siamo portati le coperte, le lenzuola, i cuscini e tutto il resto. Ora, sarebbe possibile, rinunciando al servizio, avere anche un ulteriore sconto? Va bene, facciamo $5. Cioè, vi tolgo $5 perché... Dimmi che, che gli fai lo sconto. Perfetto, $70. Allora, sì, $70. Sì, applausi, perché qua loro sono a sto punto intelligenti e lei è deficiente. Perché se tu vedi che uno è braccino, non puoi consentire, se non ti puoi fare le vacanze, non te le fai, no? Che io mi appizzo una stanza, una casa enorme per farti usare due letti e ti levo altri 5 euro. Ma non esiste! Che poi che non le devi pulire lo stesso la stanza, sì, il bagno, sì, cioè qua proprio secondo me è tutto finto. Ma alla fine credo di averci rimesso a dirlo. Sì, sei scema, certo. Bene, che allora ci hai rimesso. Sean vorrebbe un pacchetto famiglia. Vediamo, vogliono andare a cavallo. È già tardi e i cavalli sono pronti. Cioè qua sono tutti scemi o è tutta una finzione? Avete solo 10 minuti a testa, considerato il tempo che impiegherete per salire e scendere. Cavalcare 10 minuti? Cavalcata di un'ora tra più persone. Che tristezza! Una, due, tre! Bene, andiamo. Torniamo tra 10 minuti. Torniamo tra 10 minuti, cioè fai il giro e torna. Divertiti cosa? È stato veramente spassoso. Spassoso, cioè andare 10 minuti a cavallo è come andare al ristorante, guardare il menù, vedere il piatto davanti, assaggiare uno spaghetto e uscire. No! Seguimi. Andare a cavallo è stato bello, mi sono divertito. Avrei voluto che la passeggiata fosse durata un po' di più. Non mi dispiace se tuo padre è tirchio. E se lui è contento di fare un buon affare, allora lo sono anch'io. No, figlio mio, no. Grazie. Grazie mille. A presto. Questa vacanza è stata, senza alcun dubbio, una delle più economiche che abbiamo fatto negli ultimi anni. Certo, hai rischiato di fare saltare in aria i tuoi figli tra la macchina con l'impianto che non funziona e fare carburante con motore acceso. Hai fatto dormire 4 persone in uno stesso letto, che poi ovviamente non ci credo perché gli altri due hanno dormito in quello grande. Cioè, cosa avete mangiato? Non si è mangiato in questa vacanza, solo acqua presa dal cesso dell'autogrill. Bravi, complimenti, complimenti. È stata davvero una gran bella vacanza. Gran bella vacanza cosa? Non ti preoccupare. Voglio stare al calduccio. Notte. Notte, ragazzi. Allora, questa era la famiglia O'Brien. Ma che c***o di vacanza è? Comunque, questo video dura 44 minuti, questo episodio penso di fermarmi qua perché già siamo abbastanza. Ora passiamo ai saluti, che saranno un tantino di più della scorsa volta, e poi ci vediamo alla prossima reaction. Ed ecco, sì, lo so che avevo l'appuntamento alle poste, ma se mi hanno chiusa in casa, che ci fosse, sono rimasta chiusa in casa oggi, vi rendete conto? Gentilissimi madre e padre. Gainstel, Anita Stories, Valeria Nightwish, Marwa El Hassab, Sound and Music Solare e
Chiara Maria, Greta Cardinale, Misty Hail Glow, Nadia Butaleb, Daniel Kedos, Fede Lauer, Margherita Arcangelo, Cosmos Meni, Ele Favaro 08, Michelle Schiavone, poi Claudia Mura, Virginia Petrizzo, Erania Elbir, Greta Cardinale, Debbie Patti, Khalid El Jabri, Azzurra Marinaccio, Laila Zuaghi, Star Gash, Antonio Staffiete, Maria Vittoria Talin, Maria Assunta Pometti, Laura Panda, Gabriele Pagano, Matilde Baldassarre, Gourmet 02, Martina Cataldo, Anna Laura Stark, Rosaria Rossi, Nitto Loparco, Jack Green, Fabiana Astro, Sofia De Santis, Lea Perricone, Lorenzo Signorelli, Alina Maxud, Sara Zeta, Andri Rossi, Aurora Gurzi, Silvia Anco Canahuie, Ehi ciao sono l'unicorno, Filomena Lamberti, Amedeo Albertengo, Alessia Russo, Cosmos Meni, Stella Deniri, vabbè tanti sorrisini, e come si chiamano non c'è scritto, Luisa Pallavicini, Eti Abdur, Gina Scardaci, Ludo HTTP, Giulia Quadrelli, Arianna Di Maria, Francesca Iello, Alessia Mikaj, Paola Magurno, Elisa Messina, Jovi Games, Ambra Star, Lulu Nard, Francesca Luisi, Eleonora Cirina, Dedde 3, Dedde 4, Angelica Mario, Giulia Maffei, Angelina Bobchak, Emma Rossi, Francesca Pasquale, Laura Slime, Channel Love, Siria Chiaraviglio, Marzia Carpenzano, Martina Lodori, Margherita Dolcevita, Luna Lovegood, Eugenia Nikita, Greta Collura, Maria Rita Ceci, Julie Moon, Anna Tamburro, Davide Sartone, Niki Chloe, Caputo Serena, Rebecca Gentilini, Matilde Balboni, Alice Sabatini, Beatrice Napolitano, poi Maria Boccio, Federica Brianti, poi abbiamo Cosmos Mene, Sound Music Sonore, questo già l'ho detto questi qua, Rachele Merisio, Daniel Kedos, Alfredo Tassi, Giuseppe Flavio Galati, Angela Oliveri, Giulio Surricchio, Serperni 1, Sabrina Marzano, Daniela Zefi, Gabriele Pieracci, Maria Zero, Sara Marsala, Achille 015, Ilaria Conforto, Gisella Favaro, Marica Martella, Gabriele Fiorentini, Crafty Makeup, tipo Crafty Panda, Yasser Anzai, Desiree Romano, Alisa Calella, Stacy Muca, Maria Pia Queen, Happy Anna 6, Roxana Jessi Roxana, Greta Lupo, Maria Di Paolo, Manuela Priore, Denise Pia, Ilari e Giadi, che già mi ricordo non sono tante queste, quindi non si fa, e Chiara Cat Quarto Tani, Walter Nicai, me stessa, mi chiamo Francesca Ponte, ok? Seren Eroglu, Carlo Caglione, e poi abbiamo Alessandro Gazzola. Oggi sto morendo di caldo. Quindi questo è quanto, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima reaction.